Allora, continuiamo la nostra trasmissione. Benvenuta ad Ambra Gulino e benvenuto a Enzo Cascone. Buonasera. Buonasera. Neoconsiglieri comunali a Mazzarrone, rispettivamente con 194 voti Ambra e 293 Enzo Cascone. Enzo Cascone è un ritorno per un consiglio. No. È la prima volta. La prima volta. Una new entry pure io. Ma sei il primo degli eletti della lista che sosteneva Nunzio Busacca? Sì, sì. Bene, sei il primo degli eletti, già segretario, anzi sei attuale segretario, sì, segretario del Partito Democratico. Come è stata questa campagna elettorale e come vi trovate nel ruolo di consigliere comunale? Adesso avete sulle spalle in particolare Enzo Cascone nel ruolo anche politico di segretario del PD. Vi si intesta praticamente l'opposizione, diciamo, che è un ruolo molto importante. Diciamo. Sì, è un ruolo che da più tempo, se ti ricordi, nelle mie comparse televisive, quando tu amichevolmente mi stuzzicavi dicendomi se mi candidavo a sindaco, ti dicevo che questa volta avevo il desiderio di fare il consigliere comunale ed è stata appunto un obiettivo che mi ero posto e grazie al consenso di tanti miei elettori, di miei concittadini, ho avuto, grazie all'impegno di tanti amici che mi hanno sostenuto, ho avuto un buon successo. Io non ero mai stato candidato al Consiglio Comunale dal 97 ad oggi che ho fatto politica a Mazzarrone, perché sia nel 97 nel 2002 ero con la giunta Busacca assessore designato e non in lista in consiglio comunale, e poi nel 2007 e nel 2012 sono stato candidato a sindaco contro Enzo Giannone senza essere candidato al consiglio comunale. Questa volta era, diciamo, anche una mia curiosità di vedere se il mio nome, dopo 20 anni di questo percorso politico amministrativo che ho fatto nel mio paese, aveva un peso, aveva un consenso, aveva un peso, e diciamo che l'elettorato, gli elettori, ancora una parte di elettori si rivedono. Quindi è la prima volta che partecipano a competizione elettorale. Sì, la prima volta che partecipano. Fatta eccezione di una volta candidato a sindaco, però. Due volte candidato a sindaco, 2007 e 2012, entrambe le volte contro Enzo Giannone. Certo che a Mazzarrone avete duri, testardi, candidati a sindaco. Ma prima o poi potrà arrivare anche per te, diciamo, giusto? Gianni Spada praticamente quanti anni? Tre volte, credo. Giovanni, vabbè, non ha importanza, più di tre volte, se consideriamo il primo turno e ballottaggio del 93 e del 95. Vabbè, voglio dire, diciamo che sono state quattro volte, alla quinta volta gli è andata bene. Per quanto mi riguarda, non mettiamo mai limiti alla provvidenza. Ma assolutamente, fate bene. D'altra parte, non mettiamo mai limiti alla provvidenza. Poi anagraficamente ancora, diciamo, se ci sono puoi candidati che a 80 anni ancora si candidano, quindi diciamo che ancora qualche altra campagna elettorale la farò. Poi io credo se che da c'è candidato consigliere, assessore o altro, quello sarà il tempo, sarà il gruppo a deciderlo, così come sono stato sempre dal 97 ad oggi, ho avuto un certo insegnamento nel senso di mettermi sempre a disposizione di un gruppo. Poi quello che decide il gruppo, essendo uno uomo di partito in primis, demanda al gruppo le scelte, è quello che lui si sente anche di fare. Chissà che nel tuo percorso non trovi l'ostacolo per la candidatura a sindaco di Ambra Gulino. Può anche essere, me lo auguro, me lo auguro, perché questa volta abbiamo avuto anche... No, una battuta era. No, ma mi potrebbe fare solo piacere, mi potrebbe fare, perché questa volta ci è stato riconosciuto, dico purtroppo, perché poi questi consensi che ci provenivano anche all'esterno del nostro entourage, che avevamo e abbiamo creato un gruppo giovane, un gruppo rinnovato, perché il nostro gruppo su 12 consiglieri, su 12 candidati al Consiglio Comunale, 9 erano alla loro prima esperienza di candidatura, mi ci metto pure io che ero alla mia prima esperienza, ma diciamo io avendo fatto sempre un certo tipo di percorso all'interno del gruppo, mi consideravo già un veterano, ma c'erano 9 persone che per la prima volta si sono scommessi, per la prima volta si sono messi al giudizio degli elettori.
Di questi qua, insieme a me, ci sono tre personaggi che ricopriranno. Siete in quattro allora? Siamo in quattro. Tre donne, mi pare, no? Dovrebbero essere tre donne. Perché dovrebbero? Dovrebbero essere tre donne qualora Nunzio Busacca rinunci al seggio di consigliere comunale, perché con la nuova legge elettorale il sindaco che arriva secondo, e quindi il sindaco sconfitto, di diritto gli tocca il seggio in consiglio comunale quale ancora consigliere, non è stato niente, consigliere di opposizione. Non so quale decisione farà Nunzio Busacca, ma qualora accetti, diciamo, ci sono due new entry con me tre. E nel caso contrario invece saremo tutti e quattro nuove. Dopo Ambra Agulino chi c'è? Dopo Ambra Agulino c'è l'architetto Melania Salpietro, Gran Michelese, Gran Michelese di nascita adottata ormai da qualche anno a Mazzarrone, ricordiamo, e poi c'è Iacono Irene, che è la quarta eletta della nostra lista. Quindi, diciamo, sono contorniato di belle presenze, di belle donne, quindi questo non mi può che ulteriormente far piacere. Poi c'è la grinta delle donne che non guasta mai, in primis quella di Ambra. Un consiglio comunale pieno, quasi il 50%. E diciamo che con questa legge elettorale le donne, essendo 4 e 8, diciamo, i maschi, gli uomini, le donne sono più favorite, perché basta che una donna si accoppia nella scelta, nella ricerca di voti con due uomini, i voti si raddoppiano. Quindi diciamo che il voto delle donne è molto più favorito rispetto a quello degli uomini. Questo politicamente, ma diciamo nel dire comune, una donna, un uomo ha due donne, diciamo. Dovrebbe essere al contrario, però politicamente sta cosa non funziona. In politica questa cosa è stata al contrario. Ambra, come abbiamo vissuto questa esperienza? La prima volta tu ti accingi, sei candidata, raccontaci un po' il sentire, l'emozione della vita. Quanti anni hai, te lo posso 23. Dire? 23 anni, quindi ecco, il tuo sentire dell'avvicinarsi alla politica, come l'hai vissuto? Io l'ho sempre detto, in questa campagna elettorale non ho fatto altro che cercare di descrivere la bellezza, anche se psicologicamente è stata molto pesante, anche se sono giovane, era la prima esperienza, però non nego che è stata pesante anche per me. In ogni caso la porterò sempre dentro al cuore questa esperienza, perché mi ha insegnato tanto, ho avuto da fare con delle persone che io dico sempre, sarò ripetitiva ma non smetterò mai di ripeterlo, delle persone capaci, delle persone squisite, delle persone che sono state in grado di spronarci a fare sempre di più, che questa è una cosa importantissima, sono state in grado di farci esprimere le nostre idee nel miglior modo possibile, al contrario di quello che dice qualcuno che a volte, ma i giovani non siete liberi di esprimere, non è assolutamente vero, abbiamo espresso sempre la nostra idea, le abbiamo portate avanti, abbiamo portato avanti un progetto importantissimo per Mazzarrone, che è stato il laboratorio di idee. Non era mai stata fatta una cosa del genere durante una campagna elettorale, invece noi abbiamo portato avanti questo progetto perché ci abbiamo creduto fin dall'inizio. Addirittura quando abbiamo iniziato questo progetto io non sapevo neanche se mi dovessi candidare o no, poi è stata una cosa che ho deciso strada facendo, però comunque anche da sostenitrice mi è piaciuto tantissimo e quindi l'abbiamo portato avanti. Come ritieni di spendere questo tuo ruolo, questa tua giovane esperienza, questo tuo giovane entusiasmo? Allora, io ovviamente da opposizione in questo caso... Chiaro. Diventa più bello e più facile, vedi? È più facile, senza dubbio, senza dubbio mi hanno detto che si fa più esperienza. Meno condizionamenti. Beh, così, noi cercheremo, così come tutte le altre volte, cercheremo di portare alto il nostro nome anche per la fiducia che ci hanno dato i nostri elettori, e quindi cercheremo di fare il nostro lavoro nel miglior modo possibile. Il nome opposizione non vuol dire che debba mettere i bastoni tra le ruote alla maggioranza, non è questo. Da persona intelligente hai fatto bene a sottolinearlo, perché molte volte... Ma questo è il bello della politica. Il termine opposizione viene... Assolutamente. Infatti, quindi speriamo
ci impegneremo come abbiamo fatto fino ad ora, senza dubbio. Un desiderio che è sempre accarezzato di poter realizzare, se fossi stato nella stanza dei Bottoni. Ora ci sei, sei nell'anticamera della stanza dei Bottoni, diciamo. Io l'ho sempre detto. Sei così, no? L'anticamera. Guarda, cosa hai desiderato sempre nella tua città di Mazzarrone? Voler... Non ho mai avuto desideri grandi, perché ho sempre detto che Mazzarone, ma per la tua città, sì, ha bisogno di cose semplici. Tutto quello che è mancato in questi 10 anni, secondo me, sono state le cose semplici. Non che Mazzarone avesse bisogno o cercasse chissà che cosa, è che secondo me è mancato proprio, ripeto, le cose semplici di cui Mazzarone ha bisogno. E quindi anche a partire dal servizio degli alunni, a partire dai servizi sociali, a partire dalle organizzazioni, delle associazioni che non sono state aiutate magari nel migliore dei modi o per un motivo o per un altro, questo è quello di cui ha bisogno Mazzarrone. Quindi penso che... Io sono convinto che il sindaco Giovanni Spada, seppur è il sindaco che non era... che voi sostenevate, diciamo, no? Però per la sua lunga esperienza politica, la sua presenza costante, diciamo, in politica, possa essere l'elemento che possa trovare, che abbia la necessaria, come si dice, capacità di fare sintesi di tutto quanto viene richiesto, che venga dalla cosiddetta opposizione o dalla maggioranza, perché io credo che dalla sua lunga esperienza dovrà avere questa capacità, ha dimostrato di avere la capacità di saper fare il politico, diciamo. E io me lo seppur, auguro, ripeto, e glielo auguro. Da posizioni diverse, è chiaro, diciamo. Concordi, Enzo Cascone? Sì. Cioè, Giovanni non è nato oggi. Nessuno ha mai sostenuto che è nato ora politicamente, però... diciamo che lui ha una sua maggioranza, lui ha i numeri per governare. Noi non siamo stati eletti per governare insieme a lui, ma noi siamo stati eletti per fare opposizione. Quindi i compiti che sono di un'opposizione costruttiva, di un'opposizione propositiva, sono i compiti quelli di proporre le nostre idee, i nostri progetti, le nostre, come vogliamo far crescere Mazzarrone nei prossimi 5 anni, e queste, le nostre idee, le nostre proposte arriveranno in consiglio comunale, e così come noi aspettiamo in consiglio comunale le proposte, le idee che provengono dalla maggioranza, dal sindaco, dall'amministrazione. E ci aspettano in questi 5 anni degli importanti provvedimenti, se le promesse elettorali si devono tramutare in fatti. Mi riferisco alla stabilizzazione dei precari, e lì, certo, è il Consiglio Comunale che poi dovrà decidere, dovrà prendere una decisione. Diciamo che innanzitutto sono i numeri. Sono i numeri, certamente. I numeri economici. Ma diciamo quello è il primo nodo da sciogliere. Diciamo che se facciamo conto di quello che si è detto fino alla settimana scorsa, c'è da il piano regolatore, c'è l'annosa vicenda del piano di riequilibrio dissesto, anche quello è un aspetto, il bilancio comunale è un aspetto che è prettamente di competenza del Consiglio Comunale, quindi noi come consiglieri di opposizione, come consiglieri del nostro gruppo, diremo la nostra, faremo le nostre proposte, consapevoli del fatto che siamo in 4, loro sono in 8, quindi tante volte sono i numeri a decidere poi anche gli equilibri e le decisioni finali. In ogni caso, da parte nostra c'è collaborazione affinché tutte le proposte che arrivano in Consiglio Comunale siano delle proposte che fanno migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini, purché siano dei progetti migliorativi per la comunità. Faremo un'opposizione, seppure me compreso, inesperiente in questo ruolo, un'opposizione attenta, ci dovrà servire qualche giorno in più per capire le delibere, per capire, però diciamo che io che ho fatto il vice sindaco, l'assessore, diciamo che di delibere consiliare, di delibere sai leggere, insomma, sai leggere. So leggere, poi come diceva una volta un amico, leggere è di tutti, capire non è di tutti. Noi ci sforzeremo non solo di saper leggere, ma anche di saper capire. Va benissimo, allora questo primo approccio va benissimo, in bocca al lupo, buon lavoro, siamo qua, tra l'altro da qui a breve
sarà operativa anche la redazione di Mazzarrone di TVR Xeno, per cui sarà tutto più semplice poter avere finestre sempre aperte sui nostri strumenti di informazione. Grazie. Grazie, in bocca al lupo a Ambra Gulino, Miss 194. E Enzo Cascone, Mister 293. Grazie. Voti di preferenza. Grazie. In bocca al lupo, buon lavoro, alla prossima. Grazie. Alla prossima. Pausa pubblicitaria, lascio subito il microfono a Gianni Amato per questo speciale sul ballottaggio nella città di Paragonia. Ci vediamo dopo.